Ragazzo, stai bene? Catene, gabbie. Ma io stavo... E donne dentro le gabbie, normale martedì sera per me. Ma che cosa facciamo qui? Ci deve essere un errore. Io stavo mangiando la zuppa. Ho paura che qualcuno abbia voluto fregarci. Chi sei? Il motivo lo scopriremo presto. Ma non ho parlato con nessuno, non capisco perché sono qui. Eravamo tutti alla locanda, no? Sì. Io non mi ricordo di avervi visto alla locanda. Cosa stavate facendo voi? Ma io stavo mangiando una zuppa. C'era qualcosa nella zuppa? Ci hanno messo qualcosa nella zuppa di sicuro. Ma che zuppa? A me sente la testa. Secondo me ci hanno colpito con qualcosa. Sì, colpiti. Non abbiamo... Prova a svegliare quel tipo. È 3 ore di tiro rossa. Non c'è versi. Dovrò... Ehi! Voi! Oh! Fainaccia! Ma sarà morto? No, o è svenuto o è morto. Beh... Guardie! Tu hai le mani libere. Forse io posso fare qualcosa. Non credo che le guardie abbiano perquisito i miei calzari, quindi... Ah, ma voi avete ottima qualcosa? Ottima notizia. Ovviamente. Ho degli strumenti da scasso. Beh, intanto provate a vedere se riuscite a liberarvi. Ci proverò. Intelligentissime queste guardie, devo dire. Eccomi qua. Beh, ancora giorno, perlomeno. Qui dentro c'è morto qualcuno? Date che... Io non voglio qualcuno. Morire qui dentro. L'uscita è chiusa anche qui. Ecco, non credo qua. Che quella sia un'uscita. Silenzio, silenzio. Ehi, voi, silenzio. Cosa? Chi? C'è qualcuno fuori. C'è qualcuno? Non è possibile. L'hai visto? Non sono stato. Che cos'è quello? Che cos'è quella? È un Trolloc. Un troll? Non è possibile! Non lo vedevo da... Non ci da sono più da troppo, non può essere un troll! No, ma tanto assaggerà la mia spada. Noi dobbiamo... Hai spada! Anche la mia spada avete preso! Non hai una spada! Me l'hanno presa! E appunto! Non chiamarlo qui! Che cos'era quello, messer? Ah! Ottimo lavoro, ragazzo! Non sono molto furbe. Beh, un Trolloc. Trolloc. No, è impossibile, Trolloc. Non poteva essere un Trolloc. L'abbiamo visto. Lo sembrava, moltissimo. Ma ci deve... No, è impossibile, non esistono. Impossibile, c'aveva gli zoccoli, sarà stato un Trolloc, no? Oh, scusate. Vediamo se riesco a liberarvi con i miei strumenti di sassolo. In questo passo. Messere, mi può dare una mano? Sì. Vorrei poterti aiutare, ma non so che cosa fare. Attenzione! Sentite un rumore. Tornate al vostro posto. Mio nome è Giular. Giular Danai. Mia moglie Leonor e io siamo i padroni di questa terra. Il nostro ospite. Non siete prigionieri. Come? Ci avete tenuto qui? Non mi sembra. Silenzio. Questa terra recentemente ha visto l'orrore. Ha visto male. Come padrone farò sì che il sacrificio di quelli che sono morti non sia invano. Ci sono state delle sparizioni. Ed è colpa degli stranieri che vengono. Io vedo che avete delle vesti, ma... persone nobili, ma non posso rischiare. Adesso voi resterete qui fino a quando ve lo dirò io. Io non sono nobile. Nobile, nemmeno io, mi avete preso per sbaglio. Ma lasciano la gente morire qui, tanto. Mi sembra un controsenso, in effetti. Non siamo prigionieri, ma... Ha detto che non siamo prigionieri, però guarda! Certo. Che cosa facciamo? Il sole sembra ancora alto. Aspettiamo davvero qualcuno o... Proviamo di nuovo ad aprire la porta. Vedete? Che cosa? Sono chiave. È vero? Ehi! Oh, oh. Ragazzo,
Mi senti? Ho sentito la voce del mio signore. Il tuo signore? Voi... Il signore con pochi capelli che è passato prima? Voi siete vi ha messo... Mi ha messo nelle segrete con dei tagliagole. Se non lo sei voi, te, amico mio, io non so spaventare. Lui ha detto di non fuggire, però... Voi non siete di Morella? No. No. Oh no, questo... Questo è male, questo è... È male, se non siete di Morella... Significa che ha davvero iniziato a prendere anche i viandanti, no. Arrivate al punto in cui ci hanno imprigionato perché a noi. Perché ci troviamo qua? Ho un forte timore. Ma lascialo parlare un attimino, non ha finito ancora un discorso, riesce a mettere proprio le sillabe insieme, prego. Ho il forte timore che potrebbe cercare di trovare qualche altra persona per trovare una cura. Una cura per cosa? Avevamo bisogno di cavie, va bene? Quindi noi siamo cavie in questo momento? Oh, io spero vivamente di no, ma non voglio scoprirlo. Io gli ho chiesto, gli ho implorato. Non voglio più sentire, non voglio più sentire. Allora, non possiamo aspettare oltre. Non voglio oltre. Più sentire. Io mi chiamo Bennett. Lassù. Come Bennett. Ti chiami? Non lo voglio più sentire. Riesci a far... Lassù, ci sono delle chiavi. Ecco le chiavi. Beh, noi della casata Borgheresi siamo sempre riusciti a prendere le chiavi quando... Cosa state facendo? Avete visto? Quello solo in posizione del pensiero, io ci sono. Credo che sia stata la signorina. Perché? Sei una maga? Cosa ha utilizzato? Tutto a posto? È un giramento di testa, fatela sedere un attimo. Aspettate, però forse non è la cosa migliore. Forse potete farlo ragionare. Io vedo... Non siete degli straccioni. Forse a dei nobili darebbe ascolto. L'ordena è una persona ragionevole, è un uomo di scienza, è solo mal consigliato. Però le sue parole sembrano sincere. Questo ragazzo sembra parlare per il vero. Ma non conosce tutta la verità. Ma se parlassimo dopo aver aperto la porta, per il vero, per esempio. Hai ragione anche te. Ormai le chiavi le abbiamo. Questa chiave sembra troppo grossa. Voi date un occhio all'ingresso e avvertiteci se arriva qualcuno. Forse questa. Ma vedo che ha la mia spada, una cavità. La mia spada. No. Eccoci qua. Sì. Fatto. Ce l'abbiamo fatta. Ha funzionato. Sì. No. È uno di quelli. Uno di quelli niente cosa? Dentro. C'erano dei corpi che io dovevo portare via e non erano del tutto umani. In che senso i corpi che devi portare via? Ecco che cosa diventeremo se rimarremo qui. No! Come vi siete liberato? Dove sono le chiavi? Le chiavi. Provate a usarlo. Liberiamolo. Eccole qua. Voglio uscire. Siamo sicuri che sia sicuro a liberarlo? No. Possiamo sfruttare la sua... Aspettate! No! Dite! All'ordine che non parlerò, non dirò niente. Attenzione! No, non ce n'è bisogno! Possiamo sfruttarlo come dispositivo! Possiamo scappare! Non ti fare per scappare! Prestolo! No! Attendi che... Sono... Dobbiamo provare a salvarlo! Ormai è troppo tardi per lui! È in balia del... Però forse puoi incantarlo, poi... No! Mi dispiace, ragazzi! Andiamo! È andata così! Aspettate! Potrebbero ancora cercarci, vedete? Le guardie sanno di noi, io ho trovato questa. Sì. Che cos'è? L'ho trovata a terra, sono una delle guardie. Sembra una mazza. Sì. Ottimo. Cerchiamo delle armi. Ma non possiamo tornare lì dentro! Io voglio la mia arma. Cos'è questa? Pucca. Oh.
membra. No, ecco, no. Stavano per sì. fare subito. No, forza, no, voglio fare. No, dai, dai. Non ci ricapiterà più un'occasione Andiamo. Come questa. Non ci sono. Forse è il caso di prenderlo con me. Ma signori, so quello che faccio. Ok, andiamo. Presto. Queste chiavi. Come facciamo con le guardie? Silenzio. Da questa parte. Proviamo ad andare da questa parte. Andiamo. Presto. Meno male stanno gozzovigliando. È pieno di mota. State attenti. Fermi, fermi, fermi qui. Venite. Perché non hai preso quel coniglio? Poteva essere sciuto. Mettete queste, mettete queste. Prendete solo delle coperte, non so bene perché me l'abbia data, ma devo sapere il vero. Dobbiamo nasconderci, ragazzi. Sì. Presto. Forse se ci mimetizziamo in qualche maniera. Ecco qui. Ecco qua. Mettiti quel coltrone, forza. Bene. Che ne pensi? Sì. Sì. Vabbè. Silenzio ancora. Arrivo alla nostra posizione. Stanno su. Avete indossato? Sì. Seguitemi. Sì. Andiamo. Cosa sono questi calci? Stavolta la faccio. Oh, c'è un lato positivo. Buena! Ci sono gli ospiti. Vuoi dire la zuppa? No, oh. Sì. Dai, finalmente. Dai. Mi sa che è anche meglio della zuppa. Sì. Luena, accomodati. Sì, sì. Pensaci dopo. Accomodati dopo. Vai. Mettili a questo tavolo. Prego. Vai. Venitevi e accomodatevi. Sembra rancido. Vi ringrazio per esservi fidati di me, innanzitutto. Dove mi hanno detto grato? Oddio, giù, me lo offri! Oh, basta, basta! Basta! Nell'ora tu esci, fuori! Basta, fuori! Fuori! Sono una S Dai e sono qui per aiutarvi, forse sono l'unica persona che può aiutarvi a uscire da questa situazione. Ma c'è un tempaccio fuori e ho bisogno di bere. Immagino abbiate capito che la vostra incarcerazione non sia stata casuale. Che cosa è successo? Cosa per quale motivo siamo stati presi in prigionia? Perché a quanto pare ci sono delle forze poco piacevoli e oscure che si stanno muovendo in questa città. Ci sono delle sparizioni. Sì, c'è arrivata giù. Funzionava. Abbiamo visto i Trolloc, ma i Trolloc non dovrebbero più esistere da tantissimo. Eppure. Almeno non qui. Esatto. Almeno non qui. Io sono tutte così le guardie. Abbiamo risolto di dare i nostri problemi. Sono ubriachi. Tutto il tempo. È ancora oscuro, dobbiamo capirlo. L'importante è che adesso stiate bene, però. Se avessi uno strumento suonerei per lei, milady. No. Quindi puoi cantare? Posso cantare, ma ti chiederei ancora di non farlo, milady. Fammi almeno buttare giù altri due bocce di vino e forse poi... Certamente. Mi sembra giusto, capisco. Perché ci vuoi aiutare? Vi chiedo di fidarvi di noi, ma probabilmente non siamo del tutto al sicuro. Direi di andare. Mi dispiace interrompere. Non c'è problema. Il pasto, è meglio avviarci. Troveremo... Attenzione. Un momento migliore per rifocillarci. Vi chiedo... Almeno ho la mia amata con me. Yes, come signora, ti chiami? Siete sicuri? Bennett. Sono Rien. Vi chiedo di stare attenti e di seguirmi e di fidarvi di me, va bene? Va bene. Secondo me facciamo una cazzata, una cavolata. Dobbiamo ancora portare le cappe con noi. Cosa? Le cappe. Le cappe, sì, prendete le cappe, prendete le cappe. Mi raccomando, quando siamo fuori indossatele, perché se vi riconoscono potrebbero essere guai. Mia.
Di chi è questo? E quindi che ci fanno? Tutti lascia pure qui, la mappa. Non è affar vostro. Non siamo nessuno. Non è affar nostro. Chi siete nessuno. Voi per parlarmi così? Una persona che potrebbe farvi molto del male. Ah, davvero? Forza! Le cappe sono terribili. Lasciaci andare senza fare storie, te la vedrai meglio di quello che fa il villaggio. Della famiglia. Bene, non attiriamo l'attenzione su di noi ulteriormente. Via calmo, lei con quella manina, so dove vuole metterla. Prego, uscite. Via. Mettete i cappucci, uscite. Hai visto il bardo? È più coraggioso di molti. State attenti, non fatevi vedere e cercate di non fare troppo. Sono più rapidi di quanto pensiate. Fermi. Non sfidarmi, Bennett! Per la strada piscina. Va bene. Molto. Appena il vostro forza, amico bardo. Tocca a te. Si sarà liberato. Chi rompe paga, eh? Non rompere ossa. Ancora. Attento, fanno male questi, Non era il caso di attirare l'attenzione. No, decisamente. Mi rompo tutto. Vieni. Vieni, ragazzi, via. Meglio scappare. Venite. Non è il caso di perdere tempo così. Peccato che il pecorino sardo mi piaceva tantissimo. Adesso andiamo. Andiamo. Il cosa? Il sardo. È una vecchia località del regno di Grafelec. Non la conoscete, io sono un viaggiatore. Venite con me. Fate attenzione che questi sentieri sono piuttosto scivolosi. Molto turcelevole. Sto notando. Che bello! Grazie. Bevete, mangiate. Grazie. Ah, ci rifacciamo un pochino. Così puoi avere la tua zeppa. Sei contenta? Assolutamente no. Se, dopo che vi ho salvato, pensi che vi porterei una trappola del genere, cara? No, grazie. Sono di origine nobile, mio caro. Salve. Prego. Salve. Vediamo bene. Il nostro popolo è un popolo d'accoglienza, d'amore, di pace. Quindi siete i benvenuti qui tra di noi. Ma dovete rispondere a un quesito. Ok? Quale un quesito? Trivio. Perché no? Conoscete il canto? Sì, io sì. Vero? Sarebbe? Cantare? Sì, so cantare. E suonare, sono un bardo. Ma il canto lo conoscete? Il canto. Il canto? Non dovreste rispondermi. Grazie, ma non lo conosciamo. Allora, non lo conoscete il canto? Grazie, ma non lo conosciamo. Perfetto, e allora dovremo continuare a girare per trovarlo. Benissimo. Allora, credo che ci sia un po' di cibo per questi stranieri, grazie. Cibo! Sì, cibo! Approfittiamoci. Prego, un po' di cibo! Mangiamo con attenzione, ma con attenzione. Stai continuando a mangiare, se è una cosa insostenibile ormai. Milady, prego. È un accampamento. Un gioco? Anche io voglio giocare. Io sono bravissimo a giocare, mi ha insegnato un grande maestro. Noi non abbiamo un villaggio di appartenenza, siamo nomadi. Salute! Siete voi l'ammadi di questo accampamento? Che mi porta? Per quale motivi siete venuti qui? Ci deve essere un motivo? Ci sono andato tutto vicino. Giriamo il mondo. E dove troviamo un posto accogliente ci fermiamo. C'è qualche problema? Mi dispiace, non ho denaro. Sembra stiano cercando qualcosa. Dovrebbe riparare. Ah, sì. Ma no, devi tentare di metterti le mani in tasca. Potrebbe fare... Passaparola. Le danze, magari in questa maniera riusciremo a far rilassare i nostri ospiti. Benissimo, allora, un po' di musica per questi nostri ospiti. Un po' di danze. Visto le nostre danze? No, mai, è la prima volta. Sono molto affascinato e rapito. E danzate con noi.
i Lady mi concede questo ballo? Anche la nostra musica e le nostre danze. Sul mio no, non no, è no, solo un pensiero credo fugace. Anche a Lara voglia grazie comparire con noi. Anche voi siete in viaggio. Sì, sì. Ma consiglio. Che cosa vi è successo? Ho saputo di disavventure. Sì, siamo stati imprigionati. Ingiustamente. Mentre mangiavamo la nostra zuppa. Giustamente incarcerati. Solo perché siamo stranieri. Avete avuto visioni? Che visione va cercando, signora? No, io non cerco nulla, chiedo solo... Una visione. Sì? Dovrei andare verso la Torre Bianca. E incontri? Che incontri avete fatto in questo vostro viaggio fin qui? Purtroppo dei Trolloc. Sì, infatti, e moltissime quello... altre cose. Adesso dobbiamo proprio ringraziarvi. Allora, della vostra... i Trolloc, mi dite. Sì. Guardate, io ho sentito dire che possono essere frutto di esperimenti. Allora è vero. Esperimenti particolari. Abbiamo visto una stanza. Una persona. Forse non dovremmo andare. Forse dovremmo andare. Sono nomadi, non hanno rispetto alla ma ho saputo anche che hanno ritrovato degli appunti di Aginor. Come fa a essere così informata? Viviamo il mondo, il mondo si comunica con noi. Io riferisco semplicemente. Va bene, allora raccolgo e restituisco. Allora forse grazie, è il caso grazie per l'accoglienza, grazie per grazie a voi per la visita, grazie per la convivenza, buona ricerca del canto. Grazie. Viva il canto. Salutate i nostri ospiti, grazie. Grazie dell'accoglienza. Grazie, anche vedremo e resteremo. Grazie mille, grazie di cuore. Grazie. Anche a voi. Copritevi. Sono altri vostri amici? No. Che succede? Ma quello è... Attenzione. Non sono persone... Sono i figli di Proteggete. Ma com'è possibile? Non lo so. Possiamo nasconderci. Vedete dietro di me. Anche voi, mia signora. Salve. Salve a voi. Benvenuti. Benvenuti nel nostro villaggio. Chi è il capitano di questa marmaglia? Non abbiamo... Chi comanda qui? Io. Ma non abbiamo gerarchie. Viviamo in armonia e in pace. Possiamo esservi utili? Sì. Parlando con loro. I miei uomini devono mettere a suo quadro il vostro accampamento. E per quale motivo? Perché sappiamo che ci sono state delle sparizioni. E cosa c'entriamo noi con le sparizioni? Voi c'entrate con molte cose. No, vi sbagliate. Noi siamo un popolo pacifico. Comunque, noi non vi ostacoliamo. L'importante è non farci del male perché noi non ci difenderemmo. Uomini a raccolta! Ecco. Vedete?
con calma. Fanno il loro lavoro, no? Basta chiedere. Non abbiamo niente da nascondere. Vi ringrazio per la civiltà della vostra accoglienza. Civiltà che voi non mi state mostrando. Perché? Cosa nascondete qui? Nulla di nulla, ve lo assicuro. Nulla di nulla. Noi accogliamo... Signora, io sono un uomo estremamente ragionevole. Ma non mi piace quando le persone mi mentono. Io non mento. Non mi sembra che qui siate tutti calderai. Sono degli stranieri, no? Impugniti. A cui non chiediamo il nome. Sì. Dai, ricorda la lezione del tuo maestro. Avrei avuto un maestro. Ritirate immediatamente la vostra. Ho le due più forti, giù. Piano. Posso garantire io. Casata casella. Sì. Dateci la ragazza e non ho per redere esistenza. Lei? Per quale motivo? Perché? Deve esserci un errore. Ah, sì? E voi chi sareste? Lady Alice. Lady Alice. Aes Sedai. Una strega. Quindi è con queste persone che voi calderai girate. È così? Noi non qualifichiamo le persone, noi le accogliamo. Certo. E non abbiamo bisogno, certo, di chiedere... Certo, figli impuri come tutti. Cos'è impuri che nascondete, donna? Ti sembra che io nasconda qualcosa? No, o che abbia paura di te? È un personaggio bislacco. Uomini, vedete questa Aes Sedai? Questa strega. Forse lei ne sa qualcosa di queste spedizioni. Certo, è facile puntare il dito, vero? Contro voi chi è diverso. È estremamente facile. Diverso? Sì. Voi non siete una straniera, noi conosciamo molto bene il vostro male. C'è del debole, il mio male? Già. Non voi che siete dei fanatici, vero? Fanatici? Sì. Noi serviamo l'unico vero Dio. Certo. Noi serviamo la luce. Certo, naturalmente. Sono vestiti come chi richiede. E voi cosa fate illusioni invece? Vi date alle vostre, ai vostri intrighi, i vostri intrighi di corte, i vostri giochi di potere? Vi lascerò crederci. Uomini, sapete cosa fare? Alle armi. Rosata. Lei ci ha aiutato. Ci ha aiutato tantissimo. Straniero, fatti da parte. Non potete farle del male. Ora vi chiederei di lasciarci le nostre faccende, di lasciare in pace questa povera gente. Comandante, lo sai. Sì. No, lei, attenzione, Bennett. Bennett. Giù, pensate bene a quello che state facendo. Bennett. Minaccia. Bennett. Non mi spingo a farlo, ragazzi. Bennett. Non ti conviene. Da, neanche un io giorno. Non voglio assolutamente il tuo. Io sono un servo della luce. Non mi puntare il coltello. Non te lo so. Soprattutto non mi dare un'altra carezza così, perché sta lo sai come va a finire. Come va a finire? Chi lo sa? Del bene o nel male? O male male? Io non ho assolutamente voglia di alzare le armi contro di te. Allora lascia contro di voi. Voglio solamente parlare con la strega. Questo è un popolo fantastico, ci ha protetto. Il popolo non lo toccheremo. Toccheremo solo la... Anche lei ci ha aiutato e non è una strega. Ha solo dei poteri magici, ok. Quindi... Non è detto che, sono, che i poteri magici siano infatti usati sempre a fin di male, magari... Ah, sì? Sì. I poteri magici di cui tu parli sono quelli che hanno creato ogni servo delle tenebre che ha calcato questa terra da, no, da secoli a venire. No, non sento però che ha creato qualcosa di bene, no? Se sei qui davanti a me vuol dire che il potere magico della tua nascita ha portato del bene. Capo Chirichetto. Comandante! Come? Ho detto bene. Non c'è sì nessuna strega. Capo Chirichetto, vestito così di bianco. Bennett. È verso il castello che dovete dirigervi, secondo me. Qui non c'è perché niente. Cosa c'è nel castello? Se volete trovare un nemico lo troverete là. Cosa c'è nel castello? Dite, parlate. Allora sapete qualcosa e state tenendo qualcosa nascosto. Uomini che trasformano uomini. Uomini che trasformano? Uomini. Non dirglielo. Non date le informazioni. Abbassate le armi. Siamo dalla stessa parte. Uomini, riponete le vostre armi. Siamo. Io l'ho sempre lasciata qui. Parlate chiaro. Non è un comizio di accoglienza quello che cerchiamo. Quindi prego di tenere per voi i vostri applausi. Abbiamo visto un laboratorio. Un laboratorio? Con un coniglio sì morto. Dove? Sembrava importante. Nel castello, vicino alle prigioni. Nelle segrete. Nel castello del Lord di Morella? Nei sotterranei. Sì. Sì, nei sotterranei. E perché eravate lì? Imprigionati. Senza nessun motivo. Durante il nostro viaggio. Perché il Lord del posto odia gli stranieri, esattamente come voi. Noi non odiamo gli stranieri.
Beh, è facile cadere vittima dei giochi di potere di queste creature. No, noi siamo di potere, siamo stati imprigionati da un tizio per nessun motivo. Siamo lì solo grazie a lei, noi siamo qua. È un vostro ordine? Non stiamo delirando. No. Uomini. Che succede? È un corno da guerra. Un corno da guerra. Proprio in questo momento. Saremo pronti allora. Questo è fortissimo. Uomini in formazione! Fate attenzione! Uomini! Che la luce vi protegga! Chi sei? Chi siete? Proteggetemi! Uomini, mantenete la linea! State indietro, uomini! Attenzione, allontanati! Questa è una battaglia che grazie. Devo combattere da solo. Eccola qua. Stai meglio, Rocky? Sì, grazie. Dov'è quella creatura? Ho perso le mie armi. Oh no. Eccole. Siete tutti bene? Sì. Sì, io sono. Dovete scappare. Scappare. Non c'è. Vogliono farci diventare come loro, e questo è il motivo. Siete degli stranieri, quindi la vostra scomparsa non desterebbe dubbi nessuno. Ora tutto è chiaro. Mancherei tantissimo ai miei genitori. Vi invito a riflettere su una cosa, però. Spiega. Avete visto che nell'accampamento c'era una creatura piuttosto bizzarra, per non dire inquietante. Sì. Senza occhi. Sì. Mirra. E questo significa solo una cosa, temo. Che c'è lo zampino delle tenebre dietro quegli esperimenti. Esattamente. Tanto alla fine sono sempre loro. Avete mai sentito parlare di Aginor? Quel nome che Alara vi ha detto mentre eravamo all'accampamento. Sì, ha parlato di questi scritti. Nel diario. Non vi ha detto una cosa, però. Che Aginor era un reietto. Ok. Dunque, uno dei generali del Tenebroso. Sì. Per fortuna lui è morto. Tuttavia la presenza del Mirdral deve suggerirci che sta tornando qualche altro generale che sta tramando. L'unico modo che abbiamo per arginare, per quanto è il nostro potere naturalmente, il Tenebroso è appropriarci di quegli scritti. Perché se dovessero continuare a lavorare su quegli esperimenti, poi potrebbe essere troppo tardi. Ci stai dicendo che dobbiamo tornare al laboratorio? Cosa faremo con quegli scritti una volta che li avremo? Per il momento è importante recuperarli perché lasciandoli nelle loro mani verrebbero usati in maniera impropria. Questo sicuramente. Quindi siamo dalla stessa parte, anche se non saremmo tutti dalla stessa parte. Tu sei un Aes Sedai, vero? Anche se hai sempre voluto nasconderlo. Bella risposta. Non sono un Aes Sedai, sono solamente un apprendista. Apprendista. Ma non è il caso che io lo dica apertamente. Capita di non essere viste di buon occhio. Già, molti non comprendono che la magia può essere usata, che l'energia può essere usata anche in modo positivo, esatto, per aiutare gli altri.
Io sono stata salvata da un Essedai. Più di una volta. Anche mia sorella. Ed è per questo motivo che non ti ho mai odiato. Con noi sei al sicuro. Sono felice di sentire questo. I miei sono tutti morti, quindi puoi stare tranquilla. Beh. Scusa la risata. No, non c'è problema. Doverosa. L'ho superata ormai da tanto tempo. Beh, abbiamo una priorità, direi. Sì. Sì, direi di andare. Sì. Mi il laboratorio. Ci lascerai? Soltanto per un po', se sarà necessario, mia cara. Ci servono i tuoi poteri, mi raccomando. Beh, avete intanto anche una degna apprendista dalla non vostra non parte. Sono così brava. In carattere lo sei. Io utilizzo la spada. Il coraggio non è mancato neanche in te. No, la goliardia, prima di tutto. La goliardia e la danza anche. Un abile danzatore di spada e di piedi. Fate attenzione. A quanto pare Piazza Pandoiana è molto frequentata. Muoviamoci con discrezione. Non hanno ancora finito di combattere. Guardi, reggerò ancora per pochissimo. Arrivano delle guardie. Accidenti. Fate attenzione. Stavolta siamo davvero nei guai. Via! Andate! Forza, forza, andate! Forza. Andate! Presto, andiamo! Al laboratorio! Andiamo! No, ce ne sono altre! Oh no! Dobbiamo combattere! Davvero, sì. Siamo pronti per questo! Noi passeremo in un modo o nell'altro! Provateci! Ora fatelo! Dammi nel viso, forza! Avanti! Indietreggiate se non volete morire! Madonna, e stai giù, godo. Non ti metterò mai più sul mio cammino. Manchi solo tu. Finiscila! Sono ferito. Qualcuno ha una benda per me? Ce l'ho io. Sono finita la gamba, non so quanto potrà durare. Vieni, spostiamoci qua. Dove vi ha colpito? Qua, vicino al ginocchio. Ci penso io. Un attimo che non ho imparato ancora bene. Tranquilli. Senti meglio? Sì, anche se è tutto molto fraintendibile in questo momento. Coraggio. Ti assicuro. Non vi farò del male, signora. Non vi vogliamo fare niente. Tornate a casa. Non è sicuro restare qua fuori. Tornate a casa. Anche qua ci sono dei testoli. Chi è qui? Io vedo un testo nascosto. Non so se sia questo. Forse dobbiamo aprire questa cassa. Ma hai ragione, ma certo, io ancora... Tu puoi farlo. Vediamo se li trovo. Forse nella tensione li ho lasciati nella prigionia. Ma non puoi avere dimenticati. Invece mi sa proprio... Questo sembra il grembiule di un fabbro. Attenzione! C'è una piccola chiave. Vi servirà una volta. È troppo furbo. Beh, vabbè, l'hai detto praticamente te, ma no, è uguale. Comunque è un lavoro di coppia, va benissimo così. Siamo una squadra. Eccolo qua. Chi l'ha? Attenzione. Che cos'è successo? Non ci posso credere. Io ho rotto. Non hai trovato una cura? Non c'è più scampo. Questo è il siero. È il siero. Lei ha gli appunti. Il Mirdra la sta cercando. Dove pensate che potremmo trovarla? Non lo so, seguite il Mirdra. Lui sta andando da lei. Non affaticarti più adesso. Salvate lei. Lo faremo per lei, dottorissima. Perdonatemi. Allontana il fuoco! Oh, 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 oh.
possiamo entrare. Ci sta, andiamo attaccata da. No! Oh, no! No! Sta avendo la meglio, dove sta andarla? Attacco combinato! Viene coinvolto da una potenza straordinaria. Di Milady, attacchiamolo tutti. Ora! Sì! È scoperto! Ora! Ancora! Bravissima! Così! Io ne voglio ammazzarne uno! Ah! Non me ne andrò senza uno di voi! No, no! Attenzione! No! No, rientraci! In canala, rientraci! Ora! In canala! Verso di lui! Sto il montone. Curo io. Incredibile. Ma il montone non sta mi stai curando. Dobbiamo sfruttare questo suo anello debole. Tirati su. Sì, l'ho impegnato, figlio. Allora, ce la farete, ce la faremo tutti. Okay. Tutto meglio. Grazie. Dammi la mano. Aspetta. Se ne va. No. È stato sconvolto dalla nostra potenza, forse. È stata lui, bravissima. Ho fatto non è. Devi essere. Suo marito è schiantato, è morto. Avrei utilizzato un po' più di tanto. Giulia, no, non può essere morto. Ci ha aiutato ad arrivare qua. Se lei è viva è grazie a lui. Purtroppo non sì. Cos'è questa cosa? Una cura. Una cura? Per me? Sì. Frutto di molta sofferenza. Ma chi mi l'ha data? Suo marito. Suo marito. Giulia ha fatto questo per me. Sì, è stato l'ultimo dono prima di spirare. Che stimolo, amore mio. Mi dispiace. Valentina. Ti siedo un attimo. Cos'è successo? Voi siete gli stranieri? Sì, siamo gli stranieri. Ci siamo visti al campo, ricordate? Ha ottenebrato la sua mente, probabilmente. Va bene. Io sono la signora di Morella, devo rimanere a capo di questa cittadina. Dovete pensare ai vostri. Hanno bisogno di voi. Grazie. Ora più che mai. Grazie. Siete stati bravi oltre le mie aspettative. Noi in realtà ci siamo già incontrati una volta, ma forse non ne avete memoria. Il mio nome è Moraine. Pazzesco. Ecco dove avevo già visto quel viso. Io lo sapevo. Sì. Alcuni di voi hanno ascoltato la mia voce, altri hanno qualche vago ricordo perché forse erano troppo piccoli. Tu mi hai salvata. Ricordo. Sì. Hai salvato anche me. Ero stata rapita. Hai guarito mia sorella. Tua sorella. E tu? È un vizio quello di farti sbattere in cella, vero? Ne tocca. Dovete sapere che io sono in viaggio per cercare il drago rinato. È questa la mia missione, è questo quello probabilmente per cui sono nata. Avrei dovuto scegliere uno di voi per accompagnarmi, per fare di lui il mio emissario, ma siete una forza insieme. Vorrei che partiste tutti e diventaste tutti i miei emissari, così che poi possiate farmi da bussola per trovare il drago. Sarà un onore, Lady. Io la mia spada. Conti su di me. Potete contare sulla mia lama e sulla mia vita. Grazie. Siete stati molto coraggiosi. Ti ringrazio. Grazie. La tua mudascia è dunque formata.